Allora, buonasera, siamo con le terze, ma metterò questo video anche per le prime perché è educazione civica, quindi in fondo dove si casca bene, nel senso che è ovvio, sono i primi due articoli della Costituzione. Abbiamo parlato di diritto delle donne, abbiamo visto anche in prima la donna negli anni 70, in terza siamo andati un po' più avanti, ci siamo ripresi dalla DAD. Parlando dell'infanzia, dei bambini, perché è un tema che secondo me è la scuola certamente è lo scopo della scuola è tutelare l'infanzia, tutelare i diritti dei più deboli, i più forti si tutelano benissimo da soli. Sa? È come andare e dice oggi voglio difendere Maciste o Ercole, si difende benissimo da solo Ercole con la sua clava, è ovvio che ne so, Zorro o Robin Hood rubavano, cioè, vabbè, rubavano, nel senso, si rubavano, Robin Hood, insomma, difendevano i deboli, insomma, gli eroi difendono i deboli, insomma, hai visto un eroe, vada a difendere i più forti dai più deboli, insomma. Sarebbe un eroe un po' strano, anche se di questi eroi ne esistono, devo dire, nel mondo. Allora, gli articoli 2 e gli articoli 3 della Costituzione, che sono stupendi, bellissimi, ma purtroppo verba volant, è scritta male, ma se gli scritta male... Verba volant scritta male vuol dire che le parole volano e gli scritti rimangono, ma può avere anche un significato negativo. Di solito vuol dire sì, io ti dico una cosa, ma poi se non è scritta posso dire ma me l'ho dimenticata. Però può anche voler dire il senso che gli scritti, se rimangono chiusi dentro un libro, questa è la Costituzione, sì, belli belli, ma belli belli, ecco. Insomma, le parole di Platone sono belle belle, ma chi le legge? E quindi sarebbe bene che le parole volassero ogni tanto, volassero un po' più dai libri e insomma, leggiamo questi due articoli. L'articolo 2, che insomma sono articoli straconosciuti. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili. Inviolabili vuol dire che non si possono violare il diritto alla vita, alla salute, insomma tutte quelle cose che sono diritti inviolabili dell'uomo, ma dell'uomo in senso come genere universale, non dell'uomo maschio, l'uomo, cioè tra uomo è inteso come genere, come specie umana, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento, uno sì, cioè dei diritti, ma poi ogni tanto che deve, come voi avete il diritto all'istruzione, ma poi dovete anche studiare, il diritto all'istruzione prevede anche il dovere all'istruzione, anche io vi spiego le cose e voi fate un po' come vi pare, se no il diritto all'istruzione diventa verba volant, che volant, volant, ma e non si fermano. L'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, cioè ovviamente uno Stato è una comunità in cui ci si aiuta, come una famiglia ci si aiuta. Lo Stato è visto come grande famiglia dove se c'è uno che è più forte aiuta il più debole. Articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, sono eguali, eguali con la E, davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Qui rientra il tema delle spose bambine, rientra il tema dei diritti alla donna, perché il legislatore dice tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, cioè di fronte alla legge siamo tutti uguali, senza distinzione di sesso, cioè purtroppo questa parte è sempre una di quelle che è stata più spesso ignorata, violata o dimenticata. Abbiamo visto che nell'Italia degli anni 70 esistevano ancora le spose bambine. Abbiamo visto come la donna, in fondo, fino agli anni 50-60, era vista come l'angelo del focolare, la musa o quello che volete voi, come qualcuno che se ne stava a casa e accudiva i figli, eccetera, eccetera. O in realtà si può accudire i maschi, ovviamente possono accudire i figli, non li possono ovviamente partorire, ma l'accudimento dei figli è trasversale, nel senso un pannolino lo possono cambiare tutti, e quindi i lavori da uomo e da donna, per esempio i vichinghi, che ne so, lavoravano all'uncinetto, eppure i feroci vichinghi, insomma, l'arte di filare o di tessere, non sono molto esperto, era considerata un'arte da uomo, sono davvero
strongman, ma c'è il bikini che fa il centrino. E va bene, detto questo, quindi sono in realtà molto spesso convenzioni sociali che ci tramandiamo di padre in figlio. Le bambine si vestono di rosa, i maschietti di azzurro. Un tempo si portavano i grembiulini, alla bambina regalavi la bambola, al bambino i soldatini. Oggi, vabbè, oggi c'è il cellulare che ha unificato tutto, ma insomma, vabbè. Ma distinzione di sesso, di razza, razza in realtà è una parola che noi appartiamo tutti alla specie umana, ma ovviamente rimandava alle obbrobriose leggi sulla razza di Benito Mussolini fatte dai fascisti. Di lingua, perché ovviamente in Italia esistono comunità linguistiche che in parte hanno subito pesanti vessazioni, che sono ovviamente i tirolesi, i grecani, gli albanesi, eccetera, eccetera, in cui insomma si tendeva a negare nel Friuli, eccetera, eccetera, si tendeva a negare la loro identità linguistica, e durante il fascismo si imponeva l'italiano. Persino Rodi, quando io andavo a Rodi, insomma, quando qualche vecchio di Rodi sentiva parlare in italiano, aveva un attimo di perché lui era greco, cioè questi anziani da greci gli veniva imposta la lingua italiana, ed essendo greci non è proprio uguale l'italiano al greco moderno, ovviamente, non il greco antico. Detto questo, quindi di lingua, di religione, ovviamente, le minoranze religiose, non esiste più una religione di Stato, quindi ognuno la pensi un po' come gli pare, e quindi i valdesi, gli ebrei, oggi sono comunità islamiche, i buddisti, perché ci sono anche ovviamente gli immigrati di origine asiatica, sono anche buddisti, quindi in realtà politiche, di opinioni politiche, perché ovviamente durante il fascismo l'unica opinione politica consentita era una, e noi tutti sappiamo qual era il fascismo, di condizioni personali e sociali. Quindi siamo tutti uguali di fronte alla legge. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza, l'eguaglianza, che questo è un termine un po' arcaico, usare la E al posto della U, quindi è scritto anche in un buon italiano, dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Che vuol dire sta roba? Sì, dice, vabbè, siamo tutti uguali, ma se io non ho i soldi per studiare, se io non, cioè magari non è un genio, ricorda un racconto di Huxley che si chiamava Pitagora, racconti di Huxley, in cui c'era un piccolo bambino fiorentino che aveva delle capacità matematiche pazzesche, però ovviamente era figlio di povera gente, e quindi, cioè, vuol dire, nel senso, i geni non è che nascono in strati sociali precisi, no? Non è che i geni nascono tutti. Quando nasce Dio fa, o chi volete voi, i geni da questa parte e i poveri da questa, no? Nascono come dove nascono, quindi semplicemente, quindi molto spesso grandi personalità, grandi cervelli vengono sprecati perché non gli sia stata data la possibilità di sviluppare armonicamente la loro personalità. Questo si rilascia alla condizione della donna, di cui vi invito a vedere i documentari. Ovviamente la donna è sempre stata quella più emarginata dall'istruzione, da tutto quanto riguarda ovviamente l'istruzione. Oggi che esistano donne che vanno all'università non è normale, ma quando Margherita Hack o Rita Levi Montalcini andavano all'università, di donne all'università ce n'erano pochissime. Perché ovviamente l'idea dominante era che la donna stesse a casa ad accudire l'uomo. Faticosamente siamo usciti da questa mentalità, anche se i femminicidi nei giornali tendono a provare il contrario, ma in molte parti del mondo, come abbiamo visto in terza media con il documentario sulle donne e bambini in Africa, purtroppo questa realtà è lontana. Quindi ci riallacciamo all'argomento di quest'anno, la difesa dei diritti, e soprattutto in quest'anno ci riallacciamo alla difesa dei diritti delle donne, che la Costituzione sancisce perché dice espressamente: tutti i cittadini hanno pari dignità e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso. È ovvio che nel dopoguerra si capiva benissimo. I costituenti sapevano benissimo che invece molto spesso
queste discriminazioni avvenivano, tanto che le donne inizieranno a votare dal 2 giugno del 1946. E con questo non vorrei farla troppo lunga, una introduzione a questi due articoli fondamentali della Costituzione, e con questo vi lascio.